Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno telespettatori e buona domenica dalla redazione di ETV. In apertura oggi la politica, seggi aperti dalle 8 alle 20 per le tanto attese primarie del PD che decreteranno il nuovo segretario e leader del Partito Democratico. Si sfidano due candidati, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la parlamentare Elly Schlein. Bonaccini e Schlein sono stati i più votati nella tornata di voto nei circoli, ossia degli iscritti al Partito Democratico. È possibile votare sia i gazebo allestiti dal PD sia attraverso il voto online. Per votare in presenza è necessario, lo ricordiamo, presentarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale ed un contributo di 2 euro. Ricordiamo inoltre che possono esprimere il proprio voto tutti i cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali residenti in Italia e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno regolare. Quindi ricordiamo appunto che i seggi rimarranno aperti fino alle 20. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di meteo. Dalle prime ore di oggi, così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, una massa di aria fredda proveniente dai Balcani sta interessando l'Emilia-Romagna, determinando un rapido peggioramento del tempo. L'aumento della ventilazione da nord-est è previsto nel corso della prossima notte ed interesserà tutta la regione con venti di burrasca, intensità tra 62 e 74 km all'ora e raffiche di intensità anche superiore. Sul settore costiero e le zone di crinale sono previsti venti di burrasca forte con intensità fino a 88 km all'ora. Il mare sarà agitato al largo con altezza dell'onda prevista superiore a 3 metri. Sono previste inoltre precipitazioni nel corso delle ore della giornata con nevicate inizialmente a quote alte ma in rapido abbassamento fino ai 300 metri nel pomeriggio sera con accumuli intorno ai 5-15 cm nelle zone collinari e intorno ai 20 sui rilievi. Le precipitazioni sono attese con particolare consistenza sui rilievi orientali e rischiano di provocare degli innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini romagnoli, quindi dunque massima allerta alle precipitazioni che continueranno molto probabilmente per l'intera giornata. Ed ora apriamo una finestra sul calcio. Oggi il Bologna è sceso in campo al Dall'Ara contro l'Inter. Ci colleghiamo dunque in diretta con lo stadio dove c'è per noi Luca Pinkerle che ha seguito la partita e dunque ci fa un resoconto della gara. Grazie a Luca Pinkerle, collegato dallo stadio. Cambiamo argomento, si sta procedendo fin da ora al recupero della finestrella di via Piella a Bologna che si affaccia sul canale delle Moline, che è stata divelta e danneggiata dai vandali dopo averla staccata dai cardini e buttata nel canale. L'episodio, che secondo alcuni cittadini sarebbe avvenuto diversi giorni fa, è stato reso noto nel pomeriggio di ieri dal consorzio canali di Bologna. Lo scorcio del canale che si può osservare dalla finestrella è da tempo diventato uno dei punti più visitati e fotografati dai turisti a Bologna. I lavori di ripristino della storica apertura sul canale interesseranno in particolare lo scuro che permetteva di aprirla e chiuderla. Il servizio tecnico di Canali di Bologna è infatti riuscito a recuperarlo nel canale. Nei prossimi giorni la finestrella tornerà come prima e dunque come prima meta dei turisti appunto che visitano la nostra città.
Ed ora la pagina economica, parliamo dello stop al super bonus 110 che è stato annunciato dal governo a Bologna. Gli assessori regionali Colla e Calvano hanno incontrato le associazioni di categoria del sistema delle imprese, banche, professionisti e organizzazioni sindacali, una sorta di tavolo di crisi improvvisato per chiedere delle risposte immediate, soprattutto concrete, al governo. Sentiamo Massimo Ricci. Una riunione per discutere dei possibili effetti in Emilia-Romagna del blocco alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura deciso dal governo. In regione ci sono attualmente 10.000 imprese edili e 65.000 addetti. Grande preoccupazione per l'impatto su un settore così strategico per la tenuta economica, per gli effetti sull'indotto e sul tessuto sociale. La situazione rischia di diventare ingestibile se non si arriverà ad una soluzione in tempi rapidi. Così gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paolo Calvano al termine dell'incontro che si è svolto in regione. In Emilia-Romagna la mole degli interventi finora eseguiti ha raggiunto quota 5 miliardi e 717 milioni, il 9% del totale nazionale del superbonus. Sì, oggi è stato un incontro molto importante, si è visto anche dalla partecipazione, c'erano tutte le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, delle banche, dei professionisti. E siamo usciti con una condivisione di tutto il tavolo, stiamo definendo un testo, un documento che uscirà formalmente sia come comunicato stampa ma indirizzato ovviamente al governo, dove dobbiamo trovare assolutamente una soluzione. Non può esserci una gestione a precipizio, ci sono 20 miliardi incagliati di crediti fiscali che però, quando parlo di crediti fiscali, chiamano cassetti di crediti fiscali, ma sono risorse che le imprese aspettano. Se non arrivano quelle risorse, molte sono piccole imprese, chiudono. Quando chiudono le piccole imprese ci vanno in mezzo i lavoratori, quando chiudono le imprese perché non hanno credito rischiano di fallire, quando c'è il fallimento arriva fino alle famiglie, perché quel curatore deve chiedere i soldi anche alle famiglie. Non possiamo non trovare una soluzione alle imprese del settore edile, dell'indotto e della filiera, perché altrimenti rischiamo di non mettere a terra nemmeno tutto il prossimo PNRR. Va affrontata in tempi rapidissimi l'emergenza che ha determinato il decreto 11 del 2023, ma oltre ad affrontare l'emergenza va anche messa in campo immediatamente una soluzione di prospettiva, quindi risolvere immediatamente il problema dei crediti incagliati e capire di qui nel breve periodo come affrontare il tema dei bonus, che sarà centrale per la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato. E cambiamo argomento. Il centro ippico, il paddock, che sorge su un fazzoletto di terra tra il Reno e il centro sportivo Barca a Bologna, con i suoi 15 cavalli, rischia di perdere la propria casa e dunque di chiudere. Così gli ippoterapisti che lavorano quotidianamente a stretto contatto con i cavalli hanno deciso di rivolgere un appello al sindaco Matteo Lepore. Abbiamo iniziato il 2023, siamo qui nel nostro maneggio con il nostro amico Razza d'Arcadia e seguiamo tantissimi ragazzi anche quest'anno con dei progetti sempre più belli e coinvolgenti. E la nostra situazione qual è? È che alla fine di quest'anno ci scadrà la concessione ventennale che abbiamo con il Comune di Bologna e siamo alla ricerca di una nuova location. Possibilmente più grande, più accogliente, che ci permetta finalmente di poter realizzare anche tanti altri sogni nel cassetto. La nostra richiesta è proprio quella che l'amministrazione comunale possa trovare per noi una sistemazione più idonea. Sì, non è facile collocare i cavalli, gli animali, dobbiamo rispettare tante normative di igiene, veterinaria, però insomma i posti ci sono anche in comune, presso il comune di Bologna, e chiediamo all'amministrazione che velocemente ci possa aiutare a realizzare questa cosa.
Ed ora una mostra un po' particolare, un po' inconsueta, perché le porte delle carceri femminili italiane si aprono alle immagini dei volti delle donne detenute, esposti in Domani faccio la brava. Questo è il titolo della mostra, curata e allestita dal fotoreporter Giampiero Corelli. Si potrà visitare fino al prossimo 10 marzo, qualche anteprima nel servizio di Alessia Salvatori. È un viaggio tra le sezioni femminili di 13 istituti penitenziari del paese, incluso il carcere della Dozza di Bologna, quello intrapreso dall'obiettivo del fotoreporter ravennate Giampiero Corelli, con la mostra Domani faccio la brava, visitabile fino al 10 marzo a Bologna. Si tratta di una doppia esposizione di istantanee, una prima parte al piano terra dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, visitabile da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e una seconda all'interno della casa circondariale della Dozza, visitabile solo su invito. L'esposizione al carcere di Bologna conta anche di alcune gigantografie. Per la direttrice della casa circondariale bolognese, Rosa Alba Casella, che ha partecipato alla presentazione della mostra, mettere immagini molto grandi all'ingresso può essere un colpo d'occhio forte per chiunque varchi il carcere, operatori e visitatori. Il messaggio è molto chiaro, è rieducare per reintegrare le persone detenute dopo aver affrontato la pena e nella nostra società. E allora bisogna conoscere la vita nei carceri, bisogna lavorare assieme. Un modo per guardare la condizione femminile all'interno degli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna, in particolar modo per quella che è la vicenda dei bimbi galeotti, ovvero i bambini che sono al seguito delle madri detenute e che non hanno altro modo che stare all'interno delle carceri. Purtroppo è una condizione che è ancora presente anche in Emilia Romagna e su cui abbiamo ancora molto da fare, e soprattutto chiedere al governo di stanziare risorse e misure perché questo non avvenga più. È un mondo questo delle carceri in Italia, e il mondo delle carceri e delle donne in carcere, che è poco conosciuto. Purtroppo la società se ne disinteressa moltissimo di questa cosa. In Emilia Romagna sono recluse in 5 istituti da un numero che si aggira tra i 130 e le 150 donne, la maggioranza delle quali è recluse alla Dozza, e sono persone per le quali, essendo proprio minoranze, è più difficile riuscire ad esercitare un'azione di qualità del trattamento, perché sono piccoli gruppi, molto spesso soggetti a turnover, quindi carcerazioni e scarcerazioni. Bisogna essere molto efficaci a essere incisivi nel corso della loro presenza in carcere. Sempre in Assemblea Legislativa, il 10 marzo, a conclusione della mostra di Corelli, è in programma un incontro dedicato alla detenzione femminile con le direzioni delle strutture carcerarie della Regione e i rappresentanti dell'associazionismo carcerario. Anche questo evento è organizzato dal Garante regionale dei detenuti. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo che l'informazione ritorna come sempre questa sera alle 19:20. Restate con noi, buona domenica. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.